Allora, in questo video voglio farvi vedere come da un tappeto, questo qui è quello di Ikea, non mi ricordo il nome, magari ve lo scrivo qui sopra, e possiamo realizzare un portaoggetti. Io lo appenderò, non alla parete, ma a un'asta, diciamo, tipo quella degli asciugamani. E praticamente ho usato questo tappeto perché, come vedete, mi si è rovinato. Quindi praticamente lo userò al contrario, in questo senso. Vedete? Anche qui è un po' stropicciato, ma intanto a noi non ci interessa. Allora, praticamente andiamo a rigirare la parte sopra in questo modo, in modo che la nostra asta che abbiamo dove dobbiamo appendere l'asciugamano entri qui dentro. Così, quindi più o meno. Poi andiamo a fare due, diciamo, tre buchi qui, tre buchetti, in modo da inserire dei bottoni. Perché metto dei bottoni? Perché praticamente la mia asta è mobile, cioè non è mobile, è già fissata. Quindi io posso aiutarmi con i bottoni per chiudere il portaoggetti ed aprirlo. Quindi vado a fare dei buchi e vado a cucire dei bottoni. Questo è quello che otteniamo. Vedete i bottoni? Io ho messo quelli che avevo. Li ho messi tutti e tre uguali, quindi erano blu, ho messo questi. Adesso giriamo il tappeto dalla parte del dritto che useremo. Quindi sempre questa qui, che i bottoni andranno dietro. Pieghiamo questa parte all'interno. Decidiamo quanto farla alta in base a quante cose e a quanto alto sono le cose che vogliamo inserire nelle nostre tasche. Quindi. Io credo che all'incirca lo farò così, un pochino di meno. Non guardate qui che qua è sporco e rovinato, poi ci attaccheremo qualcosa per decorarlo. A questo punto facciamo praticamente delle cuci ci cuciamo questo bordo qui e questo bordo qui per chiudere la tasca. Una volta cuciti i lati, se voi avete il filo dello stesso colore, magari un po' meglio, così non si vede. Quindi qui chiuso e qui chiuso. Andiamo a decidere, abbiamo un tascone grande quindi, e andiamo a decidere in quante tasche dividerlo. Quindi io credo più o meno lo dividerò in tre parti. Adesso prendo delle cose che vorrei metterci e le misuro. Una volta deciso quante parti fare, andate semplicemente a cucire. Quindi se volete farlo, non so, fino a qui, andate a chiudere questa parte qui, poi andate a chiudere questa parte qui, come volete voi. Questo è quello che ho ottenuto una volta cucito. Quindi una, due e tre tasche. Faccio vedere ad esempio con l'acqua ossigenata. Cose che non c'entrano niente, comunque, per farvi solo capire, ecco. A questo punto io pensavo adesso di decorarlo, quindi non so se mettere del nastrino di raso qui per coprire tutte le cuciture e poi fare un fiocchetto qui, una cosetta del genere. Comunque ve lo farò vedere una volta finito e appeso. Al prossimo video, ciao ragazze!